ancora chiamato. Chi? Anako. Perspicace, ma non riesco a capire che cosa ci faccia tu qui. O cosa ci faccia io. A scarrozzare Mr. B. Ehi, vacci piano, ok? Falle un cazzo di graffio. Cosa credi che sia il tuo autista? Non l'ho voluto io. Nemmeno io in realtà. Quindi sta zitto e guida. Adesso viene il bello. La limousine dell'Arasaka. Ma ci saranno delle guardie dopo il posto di blocco. Cerca di essere naturale. O meglio, mantieni la calma e andrà tutto liscio come l'olio. È tutto a posto? Oh, Cristo santo! Sei completamente impazzito! Oh, diavolo! E ora? Non ci lasceranno avvicinare a lei! Beh, allora useremo le maniere forti. Fa pure. Tu va a prendere Anako. Io penso alla V. Sono nella camera da letto, nella parte centrale dell'edificio. Anders, tu prendi la B. Ma prima dobbiamo neutralizzare le quattro guardie. V, sai cosa fare? Neutralizzarle. Io blocco le loro comunicazioni, così non chiameranno i rinforzi. Yorinobu avrà avuto una buona ragione per trascinarlo fuori dal fungo. E non sembra che ci riuscirà molto questo. Thank you.
Le unità sanno che sei qui. Sei il da aiutarmi. Tutti qua. Thank you.
vicino alla residenza. Bene, a terra vicino alla piscina. Queste persone non mi hanno lasciato altra scelta. Dovevamo farlo. Ecco perché sono sempre rimasta al di fuori, in disparte, per non dover prendere decisioni del genere. Ma ora... credo sia appena scoppiata una guerra. Una guerra è un po' troppo per noi. Anche se voi Arasaka ve ne intendete. È questo quello che pensi? Faccio solo due conti. Io, tu e Hellman siamo in tre. Anzi, due e mezzo. Comunque, noi contro la Arasaka e il suo esercito. La vedo dura. Mio fratello non è la Arasaka. Non ancora, almeno. E lo sa bene. È per questo che si circonda di criminali come Adam Smasher. Dovrei sentirmi meglio. La verità è che siamo da soli. Anche mio padre era da solo. E ha costruito un impero. Vieni. Troppo presto per lo champagne? Ma se questo aiuta a calmarti, c'è qualcun altro a cui tremano le mani? Perché no? Mi aiuterà a pensare. Strano. Non sa di niente. La cosa strana è che stia succedendo solo ora. Che vuoi dire? Il tuo sistema nervoso centrale è a pezzi. Presto perderai l'udito e poi la vista. È irreversibile. Ti ha fatto una domanda. E io non ho una risposta. Non qui. Non senza l'attrezzatura adatta. Allora non perdiamo tempo. Quando ci saremo occupati di Yorinobu, penseremo alle tue necessità. È tutto pronto? Sì, certo. La caverà. Dovrebbe. Me la caverò.
Di qua. Forse non avrai altre occasioni. Per cosa? Per parlarmi del tuo piano. E se non ne avessi uno? Non fare la finta tonta con me. Tu e Takemura avevate un piano il giorno della parata. Ma poco dopo non avevate niente. Il tuo piano era sfumato. Eppure, ora siamo qui. Lo sai perché? Perché a volte bisogna guardare la verità negli occhi. È quello che ho fatto allora, grazie a te. Tu hai uno sguardo molto sincero. Facciamo così davanti al consiglio dell'Arasaka? Li guardo in faccia? Armi alla mano. Quindi se il mio fascino non funziona, usiamo metodi più collaudati. Ma adesso capisco. Devi ancora capire, come tutti loro. Dove stiamo andando? Devi sapere che questo è uno dei più grandi segreti della Arasaka. Aspetta, questo è... L'ufficio di mio padre. Una replica fedele all'originale di Tokyo. Ne ha voluto uno in ogni sede della Arasaka nel mondo. Ogni minimo dettaglio, ogni oggetto, è disposto nella stessa esatta posizione. Lui è fatto così, minuzioso, meticoloso. Era. Come dici, prego? Volevi dire era. I simboli sono più resilienti di quanto pensi. Ora la domanda è se i leader delle fazioni resteranno leali ai valori della Arasaka. E se troveranno il coraggio di ammettere i loro errori. Quante probabilità ci sono che lo facciano? Più di quanto pensi. Vieni. Stiamo scendendo. Te l'ho detto. Si può accedere al Mikoshi solo da una stanza nei sotterranei della Arasaka Tower. Prima di interrompere la riunione del consiglio, dobbiamo fare ancora una cosa. Ho la sensazione che tu non mi stia dicendo tutta la verità. Perché non ti sto dicendo tutta la verità. Sono cauta. Pensavo ci fidassimo l'uno dell'altra. Adesso c'è fiducia tra di noi. È per questo che sei qui. Anche se prima, poco dopo che mi avete rapita, ho chiesto il suo consiglio. Di chi? Di mio padre. Il suo ufficio non è l'unica replica fedele che ha creato. Cosa? お父様 この人よ お前は我が社から盗みを働いた Cristo Santo さらには娘の誘拐に加担し 今度は息子を葬り去ろうとしている アラサカに随分と恨みがあるようだな Perché sono qui? È tutto a posto? Omae o miskara no me de mite mitakatta. Perché? Goku arifureta ningen ga toki ni juyou na yakuwari o ninau. Unmei no itazura to demo iu beki ka. Seito shi, sono hazama ni garasu ga aru. Watashitachi no shimei wa
この教会を限りなく薄くすることだ。お前はそのプロセスの一部となった。感謝しなくてはな。 Lo faccio solo per me stesso. E non intendo finire dietro una lastra di vetro. さて、時間を無駄にするのはよそ。準備はいいぞ、花子。始めろ。お父様。 Vieni, possiamo andare. Andiamocene. Io, Johnny, cazzo no, non ora! Ci vorrà ancora molto, Vi. Resterai con noi? Mi sento sempre più debole. Dobbiamo sbrigarci. Già, dobbiamo. Sono i tuoi uomini. La parte più... In un certo senso. Cioè? Non so fino a che punto siano fedeli a me o ai miei soldi. Non lo so. Credo che per loro non ci sia differenza. Non sei uno che usa mezzi termini. Per questo sono qui. In ogni caso, motivazioni a parte, l'importante è che sparino nella giusta direzione. Come ultima risorsa, è solo allora. Cioè quando il Consiglio non crederà a ogni nostra parola. Se, non quando. E quindi, vuoi che neutralizzi anche loro? Tieni l'arma a portata di mano. E non dire una parola finché non ti chiedo di farlo. Qualsiasi cosa succeda, devi fidarti di me. È un'isola. Solo una. Su cui vivono 12.000 persone. Potremmo trasferirle. È un arcipelago, no? Ci sono altre isole. Mi sembra molto... Scusatemi, sono in ritardo. Hanako, che cosa ci fai qui? Mio fratello, dove si trova? Ci ha detto di iniziare senza di lui. Quindi, cominceremo senza di lui. Iniziare cosa? La revoca di Yorinobu in qualità di amministratore delegato della Arasaka. Ho sentito bene? Che stai facendo? Non puoi. Hanako, credo che tu ci debba una spiegazione. Di? Questo è il tuo posto. Non posso. Ci aspettano tutti. Questo è un oltraggio. Molte grazie. Yorinobu ha ucciso mio padre, sfruttando la sua morte per giustificare i suoi propositi. E voi lo sapevate. Tutti voi. Affascinante. È assurdo! Attento a come parli. Sì, infatti, sono solo parole. È tutto quello che hai? Ho un testimone oculare. È vero. Tutto quanto. L'ho visto con i miei occhi. E che cosa, esattamente? Ho visto Yorinobu strangolare Saburo Arasaka. Diventa sempre più interessante. Certo, è un'accusa grave. Ma niente di più.
Se questa testimonianza non basta, forse vi convincerà mio padre. Ah. Misagi hateta yatsurami. Arasaka-sama. Akago no you ni mamma to damasareta ka. Hiyorimi shugi ni hashitta ga. Izure ni seyo. Cari nemo yakuin de armono tachi ga nanto nasakenai. E questo? Credi che ci convinca? È un trucco di magia. Mahetto, omae ga militeku to no senben senso o yuryo shite ita toki, watashi wa kou itta hazu da. Omae ni wa 3 no mono ga kakete iru. Jishin, jisei, soshite konjo da. Arasaka-sama, io... Mita tokoro, are kara nani mo kawatte inai yo da na. È lui! Oji-sama, che cosa comandi? Hanako no shichi ni shitawai. Hanako no hassuru kotoba wa subete watashi no kotoba dozen da. Avete obiezioni? Che sta succedendo? Inizio protocollo alla busta. Pare che qualcuno si opponga. Chi ha attivato l'isolamento? Sei stata tu! È una tua idea, Hanako! Chiuderci qui dentro e divorarci a vicenda come topi in gabbia! Sentito? Hai raccattato altra feccia dalle strade! Ti ho fatto... Sono qui! Neutralizzarci. Non credevo che sarebbe arrivato. Dando una squadra dando il controllo della rasa Katawa. Tu devi trovare mio fratello. L'ascensore porta all'altro superiore. Da lì puoi raggiungere il piano. Voglio che venga preso vivo. Voglio che venga preso vivo. Vivo, dopo tutto quello che ha fatto. È pur sempre mio fratello. Se gli torci anche solo un capello, il nostro accordo sarà nulla. Hajime nasai. Tatemono zentai yo. Sore de ii. Aprite il fuoco! Non sparate! Via, via, via!
corridoio. Ci sono un atrio e un ascensore. Attenzione, pare che stiano combattendo su questo piano. Stai solo peggiorando le cose. Vieni fuori. È un problema. Hanno disattivato gli ascensori. Tra poco i miei uomini riprenderanno la sala comandi. Vai all'ascensore al centro del terzo piano. Presto. Sono troppo giovane per morire! Impianti da combattimento!
Attenzione. Gli uomini di Orinobu saranno in posizione. Ti raggiungo appena la... situazione è sotto controllo. Una guardia del corpo Arasaka salva l'imperatore del Giappone dal proiettile di un assassino. 2071. Forze di sicurezza Arasaka impediscono rivolte di massa a San Francisco, salvando la città da rovina certa. 2074. Un'indagine dell'Arasaka neutralizza una cellula terroristica in Rio de Janeiro, ponendo fine a una serie di attacchi e giustiziando i responsabili. 2076. La divisione contro il personaggio dell'Arasaka. È ferito! Con le guardie ho risolto. Più avanti c'è una grande stanza. Gli uomini migliori cosa farello sono lì. I miei netrunner hanno pensato... Porta, puoi proseguire. Ci rendano la vita facile. La tua carne non è... Merda! Adam Smasher! Lo sapevo, cazzo! Don't think about that.
a terra! Possiamo dire addio a Smasher. Che ne dici? Che ne dici, Johnny? Questo era per te.
siamo quasi. Sì, anch'io. Ricorda, non torcergli neanche un capello. Certamente. Lascio a te il privilegio. Le gioie violente hanno violenta fine. Tu... dov'è mia sorella? Di quale sorella parli? Quella che i tuoi uomini hanno quasi ammazzato. Doveva rimanere alla villa e restarne fuori. Ho cercato di proteggerla. Sei tu la causa dei rischi che ha corso. Soltanto tu. Dov'è lei? Sarà qui da un momento all'altro. Intanto ti tengo d'occhio. Quindi non fare scherzi. E cosa potrei fare? Le ho provate tutte. Non resta più nulla. Questa non ti serve. Resta solo un proiettile. E non è per te. Guarda. Cosa vedi? Un uomo sconfitto. Uno solo? Io ne vedo milioni. Kyoto. Dubai. Parigi. Questa gente aveva un'occasione, ma l'ha perduta. Occasione? Occasione di cosa? Di dimenticare la paura. Questo è assurdo. No. Paura. Da quando ne ho memoria, non posso negare che lui sapeva come incutere paura nelle persone. Saburo. Una volta mi ha detto che ciò che ha un valore è solo una bandiera mossa dal vento. E il vento è paura. E poi, sai che ha fatto? Mi ha soffiato in faccia. Ma quella volta si è sbagliato. Con gli altri funzionava. Lo temevano. Perfino ora li hai visti. Idioti, terrorizzati da un uomo morto che parla da una scatola. Patetico. Avrei cambiato tutto se non fossi arrivato tu. Non sarebbe cambiato niente. Tu sei uguale a lui. Ciò che vuoi è il potere. Il potere? Sul serio? Il potere? 50 anni fa i terroristi ridussero in cenere questo posto. Sì, l'ho saputo. E cosa abbiamo ottenuto? Non molto. Niente, ma ho imparato la lezione. Se piazzare bombe non basta, che altro puoi fare? Diventi tu la bomba. Anako. Nisa. Mattei, taso. Se kai ga koku sure tarto kima. Kamara sa omae ga sokko ni. Yamete. Hito no mae yo. Ti ringrazio, B. Questo è tutto. No, non è tutto. Manterrò la mia parte dell'accordo. Andrai con Elman. E tu? Io resterò con mio fratello. Vieni, è ora di pensare al tuo problema.
Destino è un amante volubile. Come, scusa? Passi tutta la vita a combattere qualcosa. E poi diventi tu stesso quella cosa. Letteralmente. Wakatteru. いいのよ、兄さん。